A 500 anni dalla morte, Cortona è pronta a celebrare Luca Signorelli con una grande mostra. Dal 23 giugno all'8 ottobre il maestro dei grandi del Rinascimento, tra cui Raffaello e Michelangelo, sarà protagonista di una retrospettiva nella sua città natale, un'iniziativa presentata adesso in Regione Toscana. Finalmente sta per partire la mostra Signorelli 500, un grandissimo sforzo da parte della nostra città, lo ricordo. Forse il più grande sforzo mai impegnato dalla città di Cortona per l'organizzazione di una mostra che vedrà appunto Cortona protagonista a livello nazionale e anche internazionale grazie a numerosissimi prestiti da tutto il mondo. Un'esposizione attesissima in programma Palazzo Casali, sede del MAIC, dove arriveranno una trentina di opere dell'artista provenienti da prestigiosi musei italiani ed esteri, compresi importanti prestiti da collezioni private e da oltreoceano. Con la mostra di Cortona un po' tutta la Toscana si ritroverà nella valorizzazione di un Signorelli che rappresenta veramente uno dei protagonisti dell'epoca del Rinascimento, quella che l'uomo politico che la sorresse, Lorenzo il Magnifico, diceva: chi vuole essere lieto sia, del domani non v'è certezza. E quindi che la bellezza si esprime nell'arte, nella letteratura, nella musica, nella filosofia. E Signorelli è stato uno dei protagonisti. La mostra si integra con gli itinerari di Signorelli in città e nelle località tosco-umbre, custodi di importanti testimonianze del maestro. Questo perché l'idea che ci vogliamo, e lo scopo che ci vogliamo dare è quello di far sì che le celebrazioni non finiscano con l'anno del centenario, ma che questa serie di iniziative e di suggestioni che riportano l'attenzione sul grande maestro cortonese durino anche oltre. Ovviamente ci auspichiamo davvero anche un grande ritorno di presenze, oltre che ovviamente di ricaduta a livello culturale, e quindi siamo assolutamente vicini per poter dare un supporto, per quanto ovviamente ci sarà possibile, a uno degli eventi più importanti non solo di questo anno, ma di questi anni anche del nostro mondo.